Ciao, allora mi scuso per il ritardo perché la collezione uscirà già domani, quindi magari insomma avrei dovuto farvi il video un po' prima, ma non ho avuto proprio tempo perché sono stata presissima. Comunque, questa è la nuova collezione della Sleek e ovviamente si compone sempre di una palettina, un blush e un put polish. Io Allora, ve li ovviamente faccio non vedere. sto a dire perché come sempre lo sapete, io li adoro, poi ogni volta si migliorano sempre. Allora, questo è il packaging che secondo me è spettacolare. E questo qui è il gloss che si chiama Bonheur ed è così. Non come posso dire, non lasciatevi influenzare dalla vista, nel senso, vedete un gloss arancio, un blush arancio, dite oddio, non mi starà mai bene. Perché in realtà i prodotti, lo sapete, sono molto modulabili. Ad esempio, vedete questo è molto trasparente, molto delicato, rilascia solo un velo di colore. Poi in base alla matita che applicate sotto, cambia. Ciao! Allora, preview Sleek con pochissimo anticipo, purtroppo perché ho avuto molto da lavorare. Comunque la troverete da domani sul sito della Sleek. Allora, come sempre, vabbè, si compone dalla palettina, il blush e il put polish. E come sempre, guardate, c'è che packaging che hanno fatto. E queste sono come sempre edizioni limitate, come la Caribbean, come la Mediterranean Collection. Allora, partiamo dal gloss, come sempre, SPF 15. Questo qui è il colore. Non lasciatevi ingannare dalla vista, nel senso, vedete un colore, insomma, molto acceso. Dite ok, non mi starà mai bene, non lo compro in realtà. Questo il colore e rimane molto trasparente, dà proprio un velo di colore, vedete? Quindi comunque insomma è molto abbastanza modulabile, insomma ce lo possiamo mettere un po' tutte. Poi vi faccio vedere una cosa, in base alla matita che applicate sotto ovviamente cambierà l'intensità del gloss, per quello vi dico che è molto modulabile. Se io applico matite diverse, vedete, ho applicato un fucsia, un color carne, un nude e un color carne e poi sopra vado ad applicare il mio gloss. Vedete come cambia? Quindi insomma lo potete tranquillamente utilizzare tutte quante. E questo qui si chiama Bonheur. Mi piacciono un sacco queste palmette qua sopra, bellissime. Idem per il blush. Allora, questo qui è il Aruba, sempre della Caribbean Collection, ed è un meraviglioso, se riesco ad aprirvelo, eccolo qua, arancio. Anche qui lo stesso discorso, io lo sto utilizzando da quando mi è arrivata, quindi circa 3-4 giorni, ed è bellissima, specialmente su una carnagione abbronzata. Poi comunque vi farò un video proprio su un video tutorial sull'utilizzo di questo blush, perché come sapete i blush della Sleek sono super pigmentati, però come tutti gli altri prodotti sono molto modulabili. Quindi adesso forse c'è troppa luce, non riuscite a vederlo, però è molto bello come colore, poi specialmente vi ripeto sulla carnagione abbronzata sta benissimo. Eccolo qua.
Io faccio solitamente un trucco molto naturale, nel senso metto un po' di terra su tutto il viso, e un eyeliner dorato, un po' di ombretto molto chiaro dorato, tanto mascara, lucida labbra e poi metto questo qua sulle gote e viene un look veramente carino. Poi vi farò un tutorial e poi passiamo a lei. La palettina che si chiama... Aspettate, eccolo qua. Curaçao. Ed è proprio un'esplosione di colori. Eccola qui. Il packaging è quello di sempre per la palettina. Io, ragazzi, vi dico di approfittarne perché è veramente una limited edition, non lo sapete, ma è spettacolare. E questi sono i colori. Sono misti, un po' shimmer, un po' matte. Come al solito, l'unica pecca che do a questi prodotti è che sono molto farinosi, però iperpigmentati. C'è questo che è un color ruggine. Bellissimo. Ed è shimmer. Poi c'è questo qui che è un bianco shimmer molto molto luminoso. Poi c'è un celestino matte. C'è un corallo molto intenso, quasi rosso. Che è bellissimo anche questo. Poi vabbè, c'è questo giallo, anche questo matte. Sia il rosso corallo che il giallo sono matte. Faccio vedere la scrivenza. Super super pigmentati, cioè nonostante tutto, guardate, c'è ancora sui c'è questo margini. verde bellissimo, questo shimmer. Vediamo se metto a fuoco, eccolo qua, magnifico anche questo. Poi vabbè, c'è il classico nero matte che c'è in tutte le palettine. Fucsia shimmer bellissimo, a differenza della Mediterranean dove il fucsia era matte e poi era un tono diverso. Questo è shimmer. Verde un po' più intenso, sempre shimmer. Questo viola bellissimo, matte. È un viola blu, questo blu, cioè turchese, sempre matte, e questo verde qua che è shimmer. Io ragazze ve li consiglio, a parte la palettina che è magnifica, lo sapete, poi io le adoro, quindi non faccio testo, ma a parte questa qua, specialmente il blush, è un colore che non si trova in giro, cioè veramente un colore particolare, io non l'avevo mai visto matte di questa intensità e così facilmente modulabile e sfumabile, quindi comunque vi ripeto, va bene veramente per tutte quante le Adesso comunque carnagioni. siamo in un periodo in cui prenderemo un po' di colore, quindi su una carnagione abbronzata è È ancora più anche bello. multiuso, nel senso che carnagione abbronzata se ne mette un pochino sulle gote giusto per dare un po' di colore, se ne può sfumare un pochino leggermente anche nella piega dell'occhio, molto delicato, giusto per dare sempre quel tocco di colore, tanto mascara, un po' di gloss e via, siamo pronte, quindi insomma anche
è anche versatile, diciamo, come prodotto. Quindi questa è la Caribbean Collection. Anche i prezzi, lo sapete, sono molto accessibili, quindi insomma. Poi il servizio è ottimo, sia di spedizione, poi se avete qualche problema vi basta scrivere sulla pagina, sulla fanpage di Facebook, e Assunta comunque vi risponde nel più breve tempo possibile, quindi siete sempre seguiti. Niente ragazze, qualunque domanda, lo sapete, potete scrivermi nell'info box. E niente, al prossimo video. Ciao! Allora, piccolo extra, già che ci sono, volevo farvi vedere anche questa qui, che è la Osso Special, che da qualche giorno è disponibile sul sito. Io l'avevo comprata da Sephora, sinceramente. Quindi non so dirvi come mai c'era già da Sephora, perché vi parlo già di un mesetto fa. Come mai da Sephora ci fosse già un mesetto fa e sul sito è disponibile solo da ora. Comunque. Allora, questi sono i colori. Io la uso veramente spessissimo perché mi permette di fare un qualunque tipologia di trucco da giorno, e volendo anche da sera. Sono colorazioni comunque abbastanza naturali. Quindi, allora, questo è un beige matte, questo è shimmer, matte, shimmer. Vedete, comunque è abbastanza varia, diciamo, nonostante le colorazioni siano tutte abbastanza sui toni naturali, però ti permette veramente di fare diverse tipologie di trucco, sia da giorno che da sera, quindi mi ci sto trovando benissimo. Per il trucco di tutti i giorni solitamente uso questa qua. Quindi niente, già che c'ero volevo farvi vedere un pochino come sono le colorazioni, visto che è già disponibile sul sito, qualora vi dovesse interessare.